Un lettore del blog mi chiedeva come mai, diciamo, nel mio raino si vedesse una faccia di un colore diverso dal grigio. Questa qua sarebbe la faccia, contraria alla normale di raino. Di solito in quasi tutti i programmi di grafica 3D esiste una faccia principale e una faccia secondaria. La faccia secondaria, è contraria alla normale. Di solito, questa faccia secondaria non crea nessunissimo tipo di problema, quindi, nella modellazione, diciamo, non è particolarmente utile sapere da che lato si trova. Però c'è un caso in cui è abbastanza utile sapere se la normale è rivolta verso il basso o verso l'alto. Questo caso è il caso in cui andiamo a fare una differenza booleana tra un solido e una superficie. Infatti, le operazioni booleane sono possibili anche tra solidi e superfici. Infatti, se io vado su differenza booleana, clicco sul solido, premo invio e clicco sulla superficie e premo invio, lui automaticamente, senza nemmeno chiedermelo, mi ha tolto la parte superiore. Per quale motivo mi ha tolto la parte superiore? Perché quando noi andiamo a fare una differenza tra un solido e una superficie, lui elimina sempre la parte dal lato, diciamo contrario alla normale. Quindi in questo caso diventa utile sapere da che lato, diciamo, è posizionata, la normale. Per ottenere questa impostazione è abbastanza semplice. Infatti basta entrare nei settaggi di Rhino, entrare qui sulla sinistra in vista, modalità di visualizzazione. Qui abbiamo le varie modalità di vista, quindi wireframe, ombreggiata, renderizzata, e per ognuna di loro il programma ci dà determinate impostazioni. Se entriamo in ombreggiata, che sarebbe la vista nella quale solitamente guardiamo la prospettiva, qua lui mi mostra immediatamente con questo colore viola il parametro che io sono andato a modificare. Quindi io sono venuto all'interno di questa voce e ho impostato di default all'interno di impostazione facce superiori, abbiamo usa le impostazioni delle facce anteriori. Con questa modalità lui ci colora la faccia anteriore e la faccia posteriore, nello stesso modo. E quindi, invece se qua impostiamo colore singolo per tutte le facce posteriori e diamo qui un colore, otteniamo l'impostazione come la mia, che può essere utile per capire subito, quali sono le facce posteriori e quali sono le facce anteriori. Un altro motivo per il quale io ho questo tipo di impostazione e anche perché nel momento in cui io vado a creare delle forme con Rhino e vado a unire le varie superfici, quando le varie superfici si uniscono e si viene a creare un solido, quindi sposto ad esempio questa faccia qui, poi vado su questa superficie da 4 punti, unisco questi 4 punti. Ecco, così. Ora se io prendo, questo lo possiamo anche cancellare. Se ora prendo questi elementi e li vado a unire, diventano una polisuperficie ovviamente aperta e quindi io vedo ancora le facce verdi e le facce grigie. Se vado invece ad inserire
l'ultima faccia e unisco, diventa un solido e automaticamente le facce verdi vanno a finire all'interno. Quindi io con questo modo, quindi avendo la faccia posteriore colorata di un colore diverso e vado a unire delle superfici, io senza neanche guardare qui nelle proprietà mi accorgo immediatamente se le facce sono state unite bene in un solido oppure no. Quindi secondo me è abbastanza comodo avere la faccia posteriore di un colore diverso da quella anteriore.